Salite ora sulla giostra di Amici del Fumo, ultimo giro, ultima corsa, l'Arctic Dolphin, la Crea, è davvero un prodotto che ci ha sorpreso tantissimo. Però questa è la fine? Sì, anche, è inutile fare comunque una recensione perché veramente ci ha stupito, però per un fatto di coerenza facciamo tutto da capo. Vai ora con la sigla. Nuovissima recensione, questa volta parleremo dell'Arctic Dolphin, la Crea. Questo è il package. Apriamo la scatola. Non riesco mai a aprire queste scatole. Eccola qui. La vediamo prima nel dettaglio, poi facciamo le nostre solite considerazioni finali. Provando. Ecco la nostra box vista da vicino in bottom feeder. Vediamo come è stata curata nei minimi particolari. Vediamo il blocco tasti, quindi noi se ruotiamo la rondella, il tastino verso destra è bloccata, verso sinistra la sblocchiamo. Molto molto precisa quella lavorazione. L'interno della nostra bottom feeder esteticamente è molto simile alle altre. La grandezza di dimensioni ricorda molto quella che è la dimensione della squeezer. Queste sono le due enormi calamite che fanno in modo che lo sportellino si attacca, sia saldo alla nostra box. Qui hanno messo il laccetto per l'estrazione rapida delle 18650. La boccetta è molto qualitativamente un'ottima boccetta. Vediamo che quando noi andiamo a pigiare il pulsante va battuta con il connettore che porta poi verso l'attacco 510. Si toglie anche lo sportellino dietro per poter permettere poi l'estrazione delle lamelle. Al lato troviamo la scritta Crea. In basso della nostra bottom feeder troveremo il simbolo dell'azienda. Vediamo Arctic Dolphin, il CE e lo smaltimento rifiuti. Prova. La Crea spinge da paura. Ha un'erogazione fantastica. Sembra una box costruita. Ok. E il costo? Il P non è autoregolante. Qual è il costo? Però... lo vogliamo dire il costo questa volta, perché veramente ci ha fatto... detto no, è impossibile che ti danno un prodotto del genere a un costo così... basso, lo vogliamo dire il costo? Cioè, ma che quasi il costo del prodotto, il costo del materiale. Bravo, lo vogliamo dire? Lo vogliamo dire? Chiedi un attimo pure, se lo vogliamo dire. Il ragazzo esce fuori dalla visuale, ma c'è anche lui, gli amici del fumo. Vogliamo dire? Qua. Com'è? Spinge? Spinge tanto, per fare qualche passino. Ma non ti hanno visto? Fai qualche passino, ecco. C'ha un'erogazione fantastica questa box. Costa 20 euro comunque. Costa solo 20 euro. Cioè, consideriamo che dietro la dobbiamo anche considerare che ti danno un'ottima boccetta. Ah, le boccette sono buone, poi considerando il prezzo di vendita delle sole boccette, ma è ben ripagata la box. Comunque già ottimo, okay. Promesso. Ok, ma poi vogliamo dire anche un'altra cosa che aderisce perfettamente. Sì, non come la tela della Geek Vape, per esempio. Questa qua, gli sportellini non si muovono di un millimetro. Cioè, è possibile come a livello di progettazione, come è costruita,
sia più premium rispetto ad altre box più costose dello stesso segmento, delle stesse BF. Okay. Già ho detto, salite su questa gesto, l'ho detto dall'inizio. Dall'inizio. Perché questa qua è l'unica che meritava dall'inizio di dire salite su queste ceste di Amici del Fumo. No? Dico un'ultima cosa, iscrivetevi al canale, gli vogliamo fare gli auguri a tutte le persone che ci seguono. Ma tanti tanti auguri, ma lo posti, cioè, lo metti in onda? Sì, oggi? Sì, lo metto stesso in giornata, quindi sì. Auguri per un felice anno nuovo. E speriamo che l'anno prossimo sia più positivo. Vabbè, logicamente sulle sigarette elettroniche, per il resto, diciamo, sia più positivo. Più positivo. Quindi che lo Stato non rompa i maroni. Ok, iscrivetevi al canale.